Buongiorno a tutti, anche oggi siamo qui per la prosecuzione del nostro progetto Benessere Uomo col professor Gabriele Antonini che gentilmente ci presta la sua opera di grande operatore, di grande esperto di chirurgia protesica peniena e col quale abbiamo avviato una collaborazione che oramai dura da circa 2 anni e che ci ha consentito di operare 15 pazienti con risultati ottimali, tutti pazienti che soffrivano di grave disfunzione rettile, cioè a dire di impotenza dovuta a cause molteplici, ma che comunque erano tutti pazienti che avevano visto la loro vita completamente sovvertita dall'incapacità di poter avere una vita sessuale normale, di poter condividere con la propria partner un'esperienza sessuale, un'esperienza erotica completa e che appunto si sono rivolti alla nostra struttura sapendo di poter contare sull'appoggio del grande amico e del grande esperto professor Antonini, che ho il piacere anche questa volta di avere qui con me e col quale anche quest'oggi abbiamo fatto 2 interventi con risultati estremamente soddisfacenti. Tra l'altro 2 pazienti molto giovani, anzi ora il professor Antonini illustrerà meglio quelle che erano le caratteristiche del paziente e quali sono state le peculiarità dell'intervento in data odierna e quello che ci aspettiamo poi dal follow-up successivo. Le protesi sono state impiantate anche grazie alla collaborazione del nostro specialist dell'AMS. E io volevo anche porgere un ringraziamento al dottor Bellavia della farmacia che gentilmente si è prestato a questa collaborazione, appunto facendoci avere le protesi con tempestività e con insomma, adeguata rapidità in maniera da poterle impiantare. Ora appunto volevo cedere la parola all'amico professor Antonini che Grazie. ci dirà Grazie. di Grazie più. Michele, per me non è una collaborazione, è qualcosa di più, è un piacere, un onore, un privilegio essere qui, anche se fa tanto caldo qui a Agrigento, però sono veramente entusiasta di questo progetto che stiamo portando avanti. Oggi abbiamo trattato 2 pazienti giovani, come dicevi, uno affetto da fuga venosa, 25 anni. È un paziente straniero, sono 7 anni che non torna a casa per paura di affrontare la fidanzata che lo aspetta. Ovviamente ci sono tutta una serie di rapporti interpersonali, questo è un ragazzo africano. Un altro paziente, anche lui giovane, affetto da eiaculazione precoce. L'eiaculazione precoce è una forma di disfunzione rettile alla fine, perché quando non riusciamo a trattarla con i farmaci, con una circoncisione o con tutti i rimedi che sono disponibili al giorno d'oggi come terapia medica, la terapia chirurgica potrebbe rappresentare, e questa è un pochino una indicazione off-label, però ci sta dando grandi risultati perché questo è già il settimo paziente che trattiamo per questo problema, l'impianto di una protesi al pene può risolvere anche la eiaculazione precoce che non è più trattabile con i normali medicamenti. Io sono veramente contento perché stiamo creando veramente un bel team. Qui siamo diventati in Sicilia il primo centro siciliano che effettua impianti di protesi per numeri e per risultati. Perché poi io quello che sottolineo sempre è che alla fine questa è una chirurgia che è ultra specialistica e che deve dare dei risultati sia funzionali, e la protesi ovviamente garantisce il risultato funzionale, ma anche un risultato estetico. Nascondere la protesi meglio che possiamo permette al paziente di riprendere in mano la propria vita sessuale alla grande. Ti ringrazio Michele, veramente come Grazie sempre Gabriele, sono grazie felicissimo. sempre, Grazie. grazie a te.